Ciao a tutti ragazzi e benvenuti su QuizTech. Finalmente abbiamo un altro smartwatch tra le mani da recensire. Questa volta parliamo dell'Iridish Y6. Sarà migliore dell'U8? Ed eccoci finalmente all'unboxing dello smartwatch Iridish Y6. Innanzitutto ringraziamo lo store di Mythico Tech che ci ha offerto questo smartwatch e che è possibile acquistarlo sul suo store al prezzo di 45 euro, compreso di IVA e di spedizione in 3-4 giorni. Quindi, se nel caso siete intenzionati ad acquistarlo, in basso vi inserirò il link del sito. Andiamo a vedere subito com'è composta la scatola, che è in forma cubica. E vediamo qui sul lato che è indicato anche quattro colori disponibili, anche se Mythico Tech in questo momento fornisce soltanto la colorazione nera, ma è disponibile anche nel grigio, nell'oro e nel colore rose gold, che sarebbe un bronzo. All'interno troviamo lo smartwatch che mettiamo momentaneamente da parte e vediamo cosa ci fornisce. Innanzitutto una batteria, che quindi da qui si capisce subito che è intercambiabile, da 350 mAh, dopo vedremo anche la durata effettiva. E poi abbiamo il caricatore micro USB, eccolo qui. E poi abbiamo il solito libretto illustrativo che ben a poco serve, in cinese e in inglese. Ecco qua, io ve lo faccio vedere sempre per correttezza. Ma adesso passiamo subito allo smartwatch. Ed eccolo qua finalmente lo smartwatch Iridish Y6. Innanzitutto andiamo a mettere la batteria dietro, ma prima di inserirla vi faccio vedere che qui c'è l'ingresso per la micro SD espandibile fino a 32 GB e l'ingresso per la micro SIM. E mettiamo la batteria e anche la scocca protettiva, che è completamente in plastica, abbastanza grezza, però comunque questo lato qua è un po' più liscio per fare in modo che quando tocca il polso non aderisca in maniera fastidiosa. Allora, richiudiamo il vano, ecco qui. Allora, innanzitutto lo smartwatch si presenta veramente in maniera molto compatta. Abbiamo un case totalmente in metallo, rifinito con questa cromatura, quindi verniciato in questa cromatura lucida, e poi abbiamo un cinturino completamente in silicone, che è abbastanza morbido. E tra l'altro volevo dirvi che non è neanche fastidioso, cioè non, quando sudiamo il polso non si sente, quindi non si attacca in maniera fastidiosa. E abbiamo un finale del cinturino in metallo anch'esso, sempre cromato. Poi abbiamo due ferma linguetta, che sono veramente comodi per non far arrivare la linguetta, diciamo, fuori dal cinturino, in questo modo. Abbastanza regolabile questa linguetta fastidiosa, ecco qua, veramente molto messo in maniera molto sistematica. E poi di qua abbiamo circa 16 forature per la regolazione del cinturino, che si espande fino a 19,5 cm, quindi molto comodo per chi ha un polso sia piccolino sia molto grande. Allora, innanzitutto sul lato sinistro apriamo lo speaker audio, che è abbastanza potente per uno smartwatch, poi dopo andiamo a vedere nel dettaglio. Poi qui abbiamo lo slot micro USB per la ricarica e poi abbiamo nell'angolino il microfono. Sul lato destro abbiamo una fotocamera da 0,3 megapixel e abbiamo il tastino di accensione, spegnimento, blocco, sblocco, schermo. Nel frattempo accendiamo anche lo smartwatch. Eccolo qui. In questo momento è stato formattato, quindi l'orario non è impostato. Adesso facciamo anche la connessione con il nostro smartphone. Vi volevo ricordare una cosa. Innanzitutto, prima di iniziare a impostare l'applicazione Bluetooth Notification, ovviamente noi andiamo nel menu e andiamo subito in questa sezione dove ci indica il QR code. Con la fotocamera, andando su questo spazio, riusciamo ad avere il file originale per ricevere l'applicazione
Bluetooth notification. Però da premettere che i Meizu, come questo modello che ho qui tra le mani, non sono compatibili per le notifiche, ovviamente. Poi tutto il resto funziona abbastanza bene. Io ho fatto lo stesso il video per vedere le notifiche come funzionano, però l'ho fatto con uno Xiaomi. Allora, innanzitutto vi faccio vedere l'interfaccia. Eccola qua, quando lo accendiamo, cioè lo disattiviamo dallo standby, esce questa schermata con questo orologio che è possibile cambiare in tre tipi di, vediamo se prende il touch, ecco qua, in tre tipi di avatar, diciamo, che sono solo questi qui e per il momento non sono scaricabili. Qui abbiamo un display da 1.54 pollici con una risoluzione 240x240, i pixel ovviamente si vedono, però diciamo che non sono fastidiosi. Abbiamo una larghezza da 42 mm x 44 mm ed abbiamo un peso di circa 45-50 grammi, quindi non è neanche tanto pesante per essere completamente in metallo. Allora, il sistema operativo è abbastanza fluido e molto intuitivo. Innanzitutto ha una CPU MTK6260A. E come potete vedere l'interfaccia presenta un orologio, qui abbiamo il tastino per effettuare una chiamata, qui abbiamo la lettura dei messaggi, in alto abbiamo anche la tendina per passare l'orologio lo smartwatch in modalità aereo, in silenzioso, disattivare il Bluetooth e possiamo regolare anche la luminosità del display. Inoltre qui c'è la lista di notifiche che non abbiamo letto, se nel caso ci sono. In basso a sinistra abbiamo l'entrata al menu e qui sulla destra abbiamo una serie di widget che velocizzano un po', diciamo, alcune funzioni. Allora, andiamo nel menu e vediamo che sono ben 5 pagine disposte in questo modo. Vediamo che l'animazione è molto carina e in pratica abbiamo una serie di funzioni molto veloci. Anzi, scusatemi, mi ero dimenticato di dirvi che lo spessore di questo smartwatch è di solo 125 mm, quindi non è neanche molto doppio. Qui in alto, su questo loghetto verde, abbiamo l'accesso alle chiamate, quindi possiamo effettuare anche una chiamata scrivendo dal tastierino, oppure possiamo anche andare, dove sta scomparso, possiamo anche andare nella rubrica e andarci a cercare i nostri contatti tramite il Bluetooth sul nostro smartwatch. Ovviamente se avete la SIM all'interno non c'è bisogno del Bluetooth, ma automaticamente possiamo chiamare direttamente dallo smartwatch. Proviamo a fare una chiamata di prova. Attiviamo tramite Bluetooth, alziamo un po' il volume. Benvenuto nel servizio prepagato Wind. Porti i suoi amici in Wind. Gratis per entrambi 2 giga. Vada su App My Wind. Abbastanza semplice e veloce. Qui in alto abbiamo la lettura dei messaggi, possiamo anche scriverli. Qui abbiamo la rubrica come vi ho fatto appena vedere. E qua abbiamo il Bluetooth dove possiamo chiuderlo o attivarlo a seconda se vogliamo collegarlo allo smartwatch. Questa è un'applicazione cinese che qui in Italia non funziona, quindi non ci interessa. Facendo uno swipe verso sinistra abbiamo qui la connessione dei nostri device, in questo caso abbiamo l'M2 Note connesso con me, e poi abbiamo in alto un'altra sezione dedicata alle notifiche. Vi volevo dire che ho riscontrato un problema con i Meizu per quanto riguarda le notifiche. Infatti il mio, essendo un Meizu, non è compatibile con l'applicazione Bluetooth Notifier che è disponibile, cioè che potete scaricare tranquillamente da qui mettendo il QR code, passando il cellulare sopra con la fotocamera e vi indirizzerà automaticamente al Play Store e a scaricare l'applicazione. Ho avuto questo problema con il Meizu, non so perché, ma mi diceva che non era compatibile. Comunque vi ho fatto vedere lo stesso nel video come si presentano le notifiche tramite uno Xiaomi, perché ho anche uno Xiaomi Mi 4 e lì non ho avuto nessun tipo di problemi. Tenevo solo a precisare questa cosa. Inoltre anche qui abbiamo tutta una serie di funzioni, queste due funzioni delle notifiche che
che in pratica fanno vedere soltanto le notifiche che abbiamo ricevuto tramite WhatsApp, email. Poi automaticamente dal cellulare si possono andare a impostare, quali notifiche avere e quali non. Qui abbiamo le impostazioni dove possiamo settare l'orario, il linguaggio. Vi ricordo che qui abbiamo soltanto la versione in inglese. Possiamo anche mettere il display, possiamo cambiare il tema, mettere uno sfondo diverso. Possiamo anche mettere un blocco allo smartwatch se vogliamo mettere una Quando ci password. Allontaniamo dal telefono, in pratica lo smartwatch vibra e ci indica che abbiamo dimenticato lo smartwatch su un tavolo. Possiamo anche attivare il pedometro, anche se sinceramente non ha nulla a che vedere con questo rivale che è lo Xiaomi Mi Band 1S, che ho fatto anche la recensione nella descrizione, vi metterò il link. E praticamente qui dobbiamo attivare noi manualmente la partenza del contapassi, e quando facciamo questo movimento lui dovrebbe contare i passi, ma ovviamente è abbastanza grezzo, vedete? Poi vi indicherà anche i metri percorsi, i battiti, farà una serie di calcoli suoi che sinceramente non sono affatto affidabili. Poi, swipando di qui verso sinistra, sempre abbiamo anche un altro conta sedentarietà. Questo ci indicherà quanto tempo siamo stati seduti durante l'arco della giornata, e questo sempre manualmente dovremo andarlo a inserire. Qui abbiamo la sveglia, possiamo impostare un tipo di sveglia e farla suonare direttamente dallo smartwatch, il calendario, possiamo impostare anche un giorno, ecco qua, e mettere una nota in modo che suonerà direttamente dallo smartwatch. Poi abbiamo la calcolatrice che è molto comoda, magari se andate a fare la spesa oppure dovete fare un calcolo veloce. Il touch, devo dirvi la verità, è molto preciso, non ha nessun tipo di lag. Inoltre abbiamo qui la connessione per browser che io, vi dico la verità, non sono riuscito a farla funzionare. Qui possiamo personalizzare l'audio, se metterlo a silenzioso o regolare noi i volumi. E poi abbiamo anche una cartella file manager dove possiamo entrare nelle cartelle dello smartphone oppure stesso dello smartwatch, se abbiamo sempre l'SD all'interno, quindi possiamo sfogliare le foto e tutte le altre cartelle. Abbiamo anche la radio che ovviamente mi dice di inserire le cuffie, ma ovviamente non avendo un'entrata jack audio per le cuffie, vado ad intuire che cioè che si abbia bisogno delle cuffie Bluetooth. Qui possiamo scattare le fotografie, anche se la risoluzione non è granché, possiamo anche zoomare. Adesso vi faccio vedere come zooma. Adesso tolgo lo zoom e scatto una fotografia di prova. Eccola qui. E lui la salverà o sul nostro cellulare o sulla memoria che teniamo all'interno. Possiamo anche fare i video e in più possiamo poi dopo sfogliare tutti i nostri video e le fotografie che abbiamo fatto. Poi possiamo anche vedere altri video qui direttamente dal nostro smartwatch e mettere anche il registratore vocale. Possiamo inserire l'ora in questa sezione qui e possiamo anche mettere il cronometro. Eccolo qui. E possiamo ascoltare l'audio dal nostro smartphone. Facciamo una prova Bluetooth. Vediamo l'audio. Cioè, direi che è abbastanza potente per essere uno smartwatch, per avere una cassa così piccolina. Poi, tra l'altro, il volume l'ho messo a massimo sia sullo smartphone che sullo smartwatch, proprio per farvi vedere la massima potenza qual era. Comunque è un buon risultato. La tastierina come funziona? Vediamo se posso fare una prova di scrittura. Ecco qui, il tastierino è ovviamente è molto molto piccolo, quindi
Se scriviamo sarà molto difficile indovinare le lettere giuste, però facciamo una prova. Allora, ciao. Come stai? Cioè, in questo caso ci sono riuscito, però diciamo che è molto comodo per coloro che devono fare un messaggio proprio veloce, per esempio, scendi, sto sotto casa, preparati. Qui avete capito cosa voglio intendere. Allora, torniamo alle conclusioni e diciamo che la batteria da 350 mAh è durata dalle 30 alle 70 ore. 30 ore messo sotto sforzo, quindi con chiamate, con suoneria, anzi scusatemi, con l'audio a tutto volume, anche perché al lavoro è molto comodo tenere un audio sul polso senza prendere il cellulare, e facendo poche cose invece, qualche messaggio di qua e di là e vedendo soltanto l'orario, sono riuscito a portarlo fino a 70 ore di autonomia. Quindi direi che il risultato della batteria è veramente molto buono. Ma adesso tiriamo le somme e vediamo se vale la pena acquistare questo Iridium Y6 oppure no. Per quanto riguarda me, le mie personali esigenze, io lo acquisterei per il semplice fatto che ha una cassa audio abbastanza potente e quindi è molto comoda per quando voglio ascoltare musica e sono a lavoro. E inoltre il fatto che possa supportare una SIM card in modo da estraniarsi praticamente dallo smartphone e quindi funzionare come veramente uno smartphone, perché ha la rubrica, può fare le chiamate, può riceverle, può leggere messaggi, leggere le notifiche, scriverle, perché comunque tra l'altro ha anche una tastiera che abbiamo appena visto che è funzionante. Ovviamente non è precisa e funzionante quanto uno smartphone da 5 pollici. Però comunque funziona, va bene, e non ve lo consiglio per quanto riguarda il pedometro, il contacalorie, il contasonno, perché sono funzioni che sinceramente a me non mi sono tanto piaciute, avendo un Mi Band al polso. Ovviamente se non avessi avuto il Mi Band al polso, forse avrei pensato di usarlo, ma diciamoci la verità, non è affatto preciso e non è per niente comodo andarlo a impostare manualmente. Inoltre l'avatar, che è disposto soltanto in tre temi, non mi piace tanto, perché avrebbero potuto mettere un tema un po' più simpatico, e in più il fatto che non supporti alcuni tipi di smartphone. Parlo dell'applicazione Bluetooth Notification, ovviamente, come il Meizu, che è il mio, è una bella pecca perché non posso usare alcune funzioni come le notifiche. Inoltre, come materiali, vi confesso che mi sono trovato veramente molto molto bene, sia per la qualità del materiale che è stato usato per realizzare questo smartwatch, e sia per la comodità del cinturino, anche perché dopo 2 settimane che l'ho usato non ho avuto nessun tipo di problema alla pelle, avendo questo smartwatch al polso. Io vi ricordo che se volete acquistare questo Iridium Y6 potrete andare sul sito di www.miticotech.com, che in descrizione vi metterò il link, e acquistarlo a prezzo di 45 € compreso di IVA e spedizione. Se il video vi è piaciuto lasciate un like come sempre, condividete, iscrivetevi, e soprattutto volevo chiedervi una cosa. E se questo smartwatch lo mettessimo in un contest per regalarlo a uno di voi?